Salve a tutti. Benvenuti a una nuova recensione per la rubrica Random Gameplay. Il gioco che recensirò oggi si chiama Paranautical Activity ed è un titolo di cui mi sono subito innamorato. Per farla breve, prendete un FPS stile Quake e metteteci delle mappe casuali al posto delle solite arene. Quello che otterrete sarà un gameplay molto frenetico e senza tattiche precostituite. Contrariamente ai classici FPS, dove conoscere la mappa è tutto, qui conta solo l'improvvisazione. Dopo aver scelto una classe con cui giocare sarete subito catapultati nella mappa di gioco. Ogni classe, come avete visto, ha armi proprie e diverse caratteristiche del personaggio come potenza di attacco, velocità, eccetera eccetera. Il mondo di gioco, in modo simile a come è stato progettato il gioco Diablo, da cui questo titolo prende spunto, è composto da una serie di livelli collegati da ascensori. Ogni livello è quindi composto da più stanze generate casualmente dal motore di gioco. Il vostro obiettivo è semplice. Dovete attraversare tutti i livelli, prendendo gli ascensori fino ad arrivare al livello finale per vincere. E se vi aspettate che sia un'impresa facile, vi sbagliate di grosso. Come potete vedere, i nemici, al contrario che nelle mappe generate con Oblige, non sono presenti fin da subito in ogni stanza, ma spawnano solo quando entrate in una zona ancora non esplorata. Una volta dentro una stanza nuova, le porte si chiuderanno e vi assaliranno in massa da tutti i lati. O sarete rapidi a gestire la situazione, specie nelle arene più complesse con trappole ed ostacoli, o morirete nel giro di poco tempo. Bisogna avere in questo gioco ottimi riflessi e capacità di ragionamento rapido, più che negli FPS classici dove, a furia di giocare, si imparano a memoria la mappa e la posizione dei nemici. In questo gioco nulla è costante, a ogni partita dovrete studiarvi sul momento una tattica diversa. Quello che ho appena sconfitto è un boss dentro una stanza con la porta d'ingresso col simbolo dei pirati. Se sconfitti questi boss, droppano alcuni potenziamenti per il personaggio o armi nuove. In questo caso mi ha droppato un upgrade che mi allunga i tempi d'azione dei power-up. Dopo vedremo cosa sono questi power-up. Le stanze invece con la porta rossa, come quella dove sono ora, hanno l'ascensore per il livello successivo e il boss di fine livello da sconfiggere per poterci accedere. Anche questi boss, se sconfitti, droppano degli upgrade, di solito più potenti di quelli dei boss visti prima. Poco fa avete visto usare l'arma secondaria della classe che ho scelto. Al contrario dell'arma primaria che sto usando ora, il minigun, l'arma secondaria è più potente, ma consuma munizioni. Per cambiare arma basta premere il tasto maiuscolo. Le munizioni si rigenerano raccogliendole da terra o con alcuni upgrade e il loro numero residuo è mostrato in basso a sinistra. In questo gioco non è mai necessario ricaricare, quindi con le armi a fuoco rapido, come appunto il minigun, conviene spammare sempre colpi a destra e a manca. Con quest'arma poi è anche importante azionare il grilletto prima di entrare in una nuova stanza, perché ci mette un po' a partire. Comunque non crediate che sia facilissimo ammazzare i nemici anche così, i colpi di questo arnese viaggiano in aria più lentamente dei nemici, quindi bisogna dare alla mira il giusto tempismo per centrarli. La balena che ho appena sconfitto è un boss abbastanza cazzuto e che rilascia questo upgrade molto difficile da gestire. Come vedete, da una ricompensa molto allettante. 5 punti salute in più con incremento degli HP massimi di 5 punti. Però diminuisce anche molto la velocità di movimento del personaggio, e in questo gioco muoversi velocemente è tutto per schivare i colpi dei nemici. La cosa migliore, se possibile, è abbinare questo upgrade a un altro che aumenti la velocità, così da avere il vantaggio dei 5 HP in più senza i difetti. Spesso, se non sarete abbastanza veloci a causa dell'upgrade della balena, morirete uno o due livelli dopo per colpa di nemici molto più agili di voi. Quindi, valutate sempre bene se prendere o meno questo potenziamento. Meglio essere veloci che avere 5 HP in più e andare lenti come il grosso di Team Fortress 2. ABC, avevo comprato questo gioco un po' di tempo fa, ma non sono mai riuscito ad andare oltre le prime 4 stanze. Te come hai fatto una volta a raggiungere il livello 7? Me lo spieghi per favore? Grazie per l'ottima domanda, Omic. I maggiori critici di questo gioco dicono che è troppo caotico e quindi impossibile da vincere.
Io non ho mai completato tutti i livelli, ma ho comunque, nelle mie al momento poche ore di gioco, imparato qualche consiglio da dare a chi ne sa un po' meno di me. In generale, per non farsi colpire dai nemici la cosa da fare è sempre una sola. Non stare mai fermi. La tattica più semplice, che è perfetta per giocare nelle arene con pochi ostacoli, è girare attorno al centro della stanza, restando il più vicino possibile ai bordi. Così facendo la quasi totalità dei nemici cercherà di colpirvi mirando la posizione in cui siete mentre vi spara, e quindi mancandovi puntualmente. Ma state attenti. Se per qualunque ragione vi impigliate da qualche parte e non ne uscite in fretta, verrete raggiunti da talmente tanti colpi da dimezzarvi la vita. Particolarmente pericolosi per questo problema sono i sottoscale, perché spesso vi chiudono in una morsa da cui non potete fuggire nemmeno saltando. In generale, se possibile usando i salti, conviene sempre rimanere nella parte più alta della mappa. Altra cosa molto importante dal punto di vista strategico è colpire i barili esplosivi vicini alla porta di ingresso di una stanza, per non rischiare di farseli esplodere addosso. Altrettanto necessario è far saltare in aria questi oggetti se si trovano vicino ai nemici ed evitare di colpirli se sono vicini a noi. Inoltre, quando si hanno a disposizione più direzioni in cui proseguire, è bene fare scelte accurate. A volte potrebbe convenire arrischiarsi a combattere contro un boss per finire subito un livello o avere fortuna nel cercare un upgrade, specie se si hanno HP alti e magari un deficit di velocità non compensato dal potenziamento della balena. Mentre altre volte si preferirebbe dirigersi prima verso lo shop o combattere dei nemici in stanze semplici, sperando che qualche nemico droppi vita prima di rischiare di crepare contro i boss. In generale, scegliere la stanza giusta dove entrare è spesso la chiave per la vittoria. La mappa in basso a sinistra mostra le stanze già esplorate. È bene anche, prima di affrontare una stanza nuova, cercare di vedere da fuori attraverso la porta aperta se la stanza ha trappole, con quali altre stanze comunica e la presenza di ostacoli. Tenendo conto che non saprete mai quali nemici o boss ci spawneranno dentro prima di metterci piede. Per tornare al discorso di prima, quello che ho usato ora è un power up che rallenta tutti i nemici della stanza con un effetto simile al bullet time di Max Payne. Per azionare un power up basta premere il tasto Q. Quasi tutti i power up hanno una durata temporale e ne esistono di tantissimi tipi. Per l'elenco dettagliato di tutti i potenziamenti e power up del gioco vi conviene consultare la relativa wiki in inglese. Ora andiamo a battere il boss del secondo livello. Un'altra cosa importante da sapere è che i proiettili rossi sparati dai nemici, così come le palle di fuoco lanciate dai nanetti, viaggiano in linea retta, quindi sono molto facili da scansare se ci si tiene a debita distanza. Invece i proiettili bianco brillante, come quelli lanciati dall'armiaccio di prima, sono teleguidati e ti seguono finché ti colpiscono o non si riesce a farli schiantare su un muro. Questi ultimi sono sempre molto pericolosi. Questi occhi uccellacci sono parecchio bastardi. Sparano proiettili rossi in linea retta ma sono molto agili, quindi se si è molto lenti come nel mio caso, ti raggiungono subito e ti trivellano di proiettili. Inoltre se uccisi, fanno spawnare altri due loro figlioletti ancora più veloci e bastardi, anche se con un po' di vita in meno. Conviene sempre ammazzarli velocemente, evitando di usare le bombe che tanto possono schivare volando. Ah! Per lanciare le bombe basta premere il tasto destro del mouse, col sinistro invece si spara con l'arma da fuoco. Scusate se non l'avevo detto, a volte ci si perde in mille dettagli e si tralasciano i fondamentali. La ricompensa per farli fuori è di tutto rispetto. Il doppio salto. Con questo potenziamento non solo si è molto più agili a parità di velocità, ma si riesce anche meglio a raggiungere i punti più alti della mappa. Eccoci al terzo livello. Vediamo cosa ci aspetta ora. Ah, una cosa che non ho ancora detto è che in questo gioco la morte è permanente, come nei classici roguelike. In pratica in questo genere di giochi, molto in voga in passato, le mappe sono diverse a ogni partita e sempre più complesse, andando avanti non solo nei livelli, ma aumentano di complessità anche al progredire delle ore di gioco giocate. L'algoritmo di questo gioco infatti è in grado di capire se il giocatore diventa più bravo e cerca sempre di proporre sfide di difficoltà crescente.
Giocare a livello 1 dopo 5 ore di gioco è quindi più difficile che farlo da completo nappo. Ma niente paura. Se vedete che il gioco diventa troppo complicato, potete sempre cancellare i file del gioco e questo sistema verrà resettato a livello nabasso. Visto che ho già detto quasi tutto e il video è già bello lungo, taglio ora un po' le scene di gameplay puro per concentrarmi sugli ultimi aspetti non ancora visti del gioco. Lo shop è una stanza presente in ogni livello che consente di comprare fino a 3 oggetti scelti casualmente dal catalogo del gioco. Ovviamente per comprare questi oggetti servono i soldi che vengono droppati dai nemici sconfitti ed è sempre bene fare scelte oculate, non sempre gli acquisti sono convenienti. Un altro ostacolo che troverete lungo il vostro percorso sono le trappole. Ne esistono di vari tipi, qui ne vedete uno molto comune. Le asce a pendolo. Se verrete colpiti da una di quelle cose ovviamente riceverete danno. Prima di andarcene dal terzo livello, facciamo fuori anche il boss secondario. Questa medusa è relativamente facile da far fuori visto che ha pochi HP. Bisogna solo fare attenzione ai suoi avvicinamenti improvvisi, visto che è programmata per muoversi casualmente in tutta la stanza e quindi cercherà di colpirti in modo imprevedibile. L'upgrade che mi dropperà sarà una vera merda. Guardate che schifo. Con questo potenziamento di oggetti dello shop che abbiamo visto prima, non costeranno più soldi ma punti vita. Io sapevo che questo drop faceva schifo perché purtroppo mi era già capitato in un'altra partita, ma l'ho preso solo per mostrarvi che non è tutto oro quel che luccica. Ringraziate a Vici Predator Forza. Lui sì che si sacrifica per i suoi youtuber rovinando le sue bellissime partite. Mica come Liu 4316 che apre solo serverini di Minecraft dove grabbare grana. Agagaga. Guardate. Nonostante quel potenziamento di merda che mi impedisce di comprare qualunque cosa, sono sopravvissuto con gli HP massimi fino al livello 5. Dal quinto livello in poi cambiano le texture delle pareti delle stanze. Ora sono adornate con bellissimi svastico di neone da bimbi ninfia. Siete contenti? Cari bimbetti, se sarete abbastanza bravi da arrivare a questo punto il vostro sogno di avere una stanza piena di simboli nazisti si soddisferà. Spero solo che YouTube non si prenda la briga di bannarmi il video per questo, io non c'entro nulla. Qui vedete anche un altro tipo di trappola. I lanciatrecce. Una volta sono arrivato al livello 7 in questo gioco e, grazie ai potenziamenti per la velocità che avevo preso, ero talmente veloce a schivarle che giocavo senza neanche accorgermi che venivano sparate. Ora invece sono ancora una lumaca a causa di quella dannata balena, non posso comprare una sega per diventare più veloce e mi stanno rompendo il culo. Meditate su cosa faccio per voi gente. Meditate. Agagaga. Ah, per capirci, cari bimbetti che pensate che il fascio sia una cosa figa. Crescete cazzo. Tanto al primo nero che incontrate sono sicuro che scappate con la coda tra le gambe, quindi evitate di dire cazzate idolando gli elementi di destra che seguono questa ideologia. L'ultima cosa che vi mostro sono le stanze con l'acido. Se ci mettete piede sopra ovviamente perderete vita, quindi sono stanze bastarde queste. Con il power up del piedone sarete immuni alla lava e all'acido. Unica nota negativa che ho trovato in questo gioco è la grafica a voxel. Capisco che Minecraft abbia ispirato mezzo mondo, ma ormai si sta esagerando con questo copia e incolla. Vi anticipo inoltre che ieri ho ripreso a griffare con gli slackers nella loro griffata live, purtroppo ora non ho molta voglia di fare griffate mie, ma con gli slackers se faranno altre griffate così ci andrò volentieri per sgranchirmi. Inoltre, questo gioco in un prossimo futuro avrà anche una modalità multiplayer cooperativa, non vedo l'ora. Con la mia morte vi do il solito saluto. Arrivederci alla prossima.